Eccoci dal palazzetto dello sport di Pontecagnano Faiano, post gara tra Salernitana femminile e Futsal Nucera, gara terminata 3-1 in favore della squadra di casa. Con noi Francesca Gherardi, che ha realizzato anche il gol del 3-1. Allora Francesca, oggi era sicuramente una gara difficile, perché la Salernitana arrivava da tante sconfitte consecutive e c'è stata comunque la reazione della squadra. Come valuti la vostra prestazione? Abbiamo fatto una buona prestazione, e questo è anche grazie che durante la settimana abbiamo fatto un buon allenamento. Abbiamo alzato l'ascella, come dice il DS. Avete seguito dunque anche i consigli del DS De Santis. Adesso ti chiedo invece a te, dopo il gol con il Manfredonia, anche gol oggi, sicuramente le tue qualità erano già risapute, sapevamo delle qualità di Francesca Gherardi. Come valuti invece la tua prestazione? Hai avuto un inizio di campionato un po' difficile, c'è stato, sappiamo, comunque l'infortunio, adesso invece sei rientrata alla grande. Allora, la mia prestazione posso dire che è anche l'aiuto delle compagne, della squadra, certo. E poi diciamo che giorno per giorno durante gli allenamenti si migliora sempre, quindi all'arrivo del nuovo mister mi sto trovando, esatto, benissimo. Stai iniziando comunque anche a conoscere il gruppo sempre di più giorno per giorno, e anche sì, questo magari ti aiuta tantissimo nel tuo rendimento. Sì. Diciamo che ho imparato anche a conoscere tutte, e questo ti sta aiutando tanto. Sì. Perfetto, ringraziamo Francesca, molto molto timida, l'ho detto già prima dell'intervista. Complimenti comunque Francesca per la tua prestazione. A Veronica Moscillo, che non è qua, quindi la saluto, gli mando un bacio. Basta. Ok. Va bene così, ringraziamo dunque ancora una volta Francesca Gherardi, gli facciamo i complimenti per la sua prestazione. Grazie.